tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dada-chan. L'argomento di oggi sarà Konnichiwa everyone, qui è Dada-chan. Benvenuti in questo nuovo video ragazzi, eccoci finalmente con i preferiti di gennaio. Allora direi di partire subito con le categorie. Il manga del mese è assolutamente Touch. Allora, questa è, come vi avevo già spiegato, un manga che mi è stato regalato in versione completa dal mio ragazzo, perché lui si sta ricomprando la nuova versione Perfect e quindi è stato così carino che me l'ha regalati tutti e quindi li sto finendo di leggere adesso. Devo ammettere che mi sta piacendo tantissimo, sono 26 numeri e non vi parlo della storia perché probabilmente ne farò ben presto una recensione. Comunque posso dirvi che è un manga che parla 50 e 50 di sport e di relazioni amorose. Il libro del mese, come non parlarvi di Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali. Allora, questo è un libro che ho finito da poco di leggere e sto per iniziare il terzo perché questa è una trilogia. Non ho ancora visto il film, posso dirvi, però vi racconto in grandi linee la trama. Allora, il protagonista è un ragazzo, un quindicenne di nome Jacob, che ha un nonno molto particolare. Il più delle volte infatti gli racconta di quando era giovane, di ben 40 anni prima, e di fatti molto strani, quanto al tempo c'erano state le persecuzioni naziste e proprio per fuggire, perché lui era ebreo, si dice appunto che entrò in una casa molto particolare dove venne accudito, una casa popolata da bambini, ma bambini molto speciali e con dei poteri molto inquietanti. Questo è un fatto molto strano per Jacob, però in un certo senso sembrano queste cose essere testimoniate da delle foto che il nonno mostra il più delle volte, foto ingiallite, vecchie, in bianco e nero e inquietanti che mostrano questi ragazzini. Fatto sta che a un certo punto il nonno di Jacob muore e in circostanze molto insolite. Jacob vuole indagare e vuole capire se questi fatti raccontati spesso dal nonno sono veritieri o meno. Arriverà in questa casa che ne parlava il nonno e troverà ancora questi bambini dopo ben 40 anni, che sono appunto ancora bambini e con dei poteri particolari, che sembrano fronteggiarsi ben presto di fronte a una minaccia che incombe, una minaccia oscura. Questa è la trama a grandi linee, consigliatissimo. Allora, la figuraccia questo mese invece non c'è stata ragazzi, e meno male, pare che le acque si stanno calmando finalmente, quindi direi subito di partire con una nuova categoria e vi parlo della serie TV del mese. Questa volta vi parlo di una serie TV di soli 8 episodi che mi ha sconvolto, fantastica, ed è Stranger Things, che parla appunto di una piccola cittadina di nome Hemmings che si trova nell'Indiana, e stiamo parlando del periodo degli anni 80. I protagonisti sono un gruppo di ragazzini nerd e delle loro famiglie un po' travagliate. Ben presto però la situazione di queste famiglie, di questi ragazzini, si unirà, in quanto si ritroveranno tutti alla ricerca di un bambino di nome Will, un 12enne che era amico di questi ragazzini appunto. Tra le famiglie, i ragazzini stessi e la polizia ritroviamo una vera e propria ricerca di questo bambino che è scomparso in modo alquanto insolito in un certo senso. Oltre a questo ritroviamo dei fatti molto particolari. Risultano esserci delle entità minacciose e mostruose che non si celano nei boschi o comunque sia che invadono la città il più delle volte. Senza contare che ci sono anche delle organizzazioni top secret che cercano in un certo senso di fare degli strani esperimenti. E oltre questo c'è una bambina fuggita, molto strana, molto particolare, che ha un nome alquanto insolito e che ha una fame alquanto insolita, che ben presto riuscirà ad entrare nelle vite di queste persone. Non vi sto a dire altro, ma è assolutamente consigliatissima, veramente fantastica questa serie TV, mi è piaciuta da morire. Oggetto o acquisto del mese? Bene, questa volta sono felice di mostrarvi
Ta-da-da-da! La sciarpa di Grifondoro! Ebbene sì, finalmente ce l'ho anch'io e posso vantarmi di essere una fantastica strega in stile fandom di Harry Potter. Proprio sono una Potterhead a tutti gli effetti adesso e sono veramente felice. C'è anche il... dov'è? Non me lo ricordo. Il marchio dei Grifondoro che non può assolutamente mancare. Me lo sono perso, comunque c'è, ve lo assicuro. È un fantastico acquisto. L'anime del mese, ragazzi, anche questo mese ce n'è stato uno. Allora, Kimi ni Todo, che vale a dire arrivare a te. Allora, è uno shoujo e devo dire che, allora, vi parlo della trama. La protagonista è Sawako Kuronuma, è una ragazza che il più delle volte viene presa in giro a scuola per via del suo nome, infatti non viene chiamata Sawako ma bensì Sadako, vale a dire come la protagonista di The Ring, e anche perché un pochino le somiglia, ha gli stessi capelli lunghi e neri e una voce alquanto lugubre. Quindi, oltre alle voci di corridoio che in un certo senso mettono a disagio la nostra protagonista, ci sarà anche il fatto che lei è estremamente timida e proprio per questo non riesce mai a farsi avanti con nessuno. Ma il cambiamento avverrà quando sovraggiungerà un ragazzo di nome Kaseaya, che in un certo senso è un ragazzo molto allegro, alla mano, e che riesce a mettere a proprio agio ogni tipo di persona, e quindi anche la nostra amata protagonista, che ben presto inizierà a conoscere altre persone e riuscirà finalmente ad instaurare qualche rapporto. La canzone del mese, oh, come non parlarvi di Moana, vale a dire Oceania. E allora sì, l'ho vista al cinema, mi è piaciuta tantissimo e vi posso dire che sì, adoro sicuramente le canzoni che canta lei, ma più di tutte mi è entrata nel cervello la canzone di Maui, tranquilla, quella là, no? Na 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 na, la faccio sentire. Ma non c'è di che, ok, tranquilla. Non mi serve il tuo grazie perché entra nel mio cervello, quindi dentro la mia testa c'è sempre il tranquilla. Ecco. Il film del mese. Sì, non vi parlo di Moana. Allora, vi parlo bensì di un altro film che ho visto in questo periodo in televisione. E sto parlando di Danish Girl. Allora, perché mi sto innamorando letteralmente di quell'attore, quello che ha fatto anche Animali Fantastici. Non mi ricordo il nome, mi ricordo solo che si chiama Eddie, non mi ricordo mai il cognome. Comunque è fantastico e quindi ho deciso di vedere un altro suo film. Ci troviamo a Copenaghen negli anni 20. Gerda è un'artista che ben presto si ritroverà a dipingere un dipinto costituito da suo marito Einar, un marito che è anch'esso un artista famoso del tempo. Però il marito viene ritratto in circostanze particolari perché viene travestito da donna, proprio per necessità, perché non aveva la modella che gli serviva. In questo frangente ritroveremo questo ritratto che avrà ben presto un riscontro molto popolare nella critica. Però questo è portato a dei cambiamenti da parte di Einar. Einar, in quel momento che ha posato da donna, in un certo senso ha cominciato a vacillare. Adesso non riesce più, si interroga sulla sua identità e non riesce più, in un certo senso, ad accettare il suo corpo maschile. Tant'è vero che inizierà sempre di più a mostrare dei lati femminili, inizierà a vestirsi da donna e si farà chiamare addirittura Lily. Questo sarà un fatto molto importante per Einar, tant'è vero che a un certo punto, pervaso da ideali femministi, farà di tutto per riuscire a farsi operare chirurgicamente per diventare a tutti gli effetti una donna, e ci riuscirà. Questo porterà chiaramente a delle complicazioni di ogni tipo che non sto qui a rivelarvi. Quindi, comunque sia, questa è una storia che parla del primo vero e proprio transessuale
cuore che effettua un'operazione, e quindi in un certo senso è un film biografico che devo dire ho apprezzato tantissimo, delicato ma molto profondo nello stesso tempo. Bene ragazzi, finiamo con l'app del mese. Allora, sicuramente molti conosceranno l'app di cui sto per parlarvi, e sto parlando di Meitu. È proprio una vera e propria rivoluzione, si trovano dappertutto adesso fotografie manipolate con questa app, che in un certo senso io credo sia orientale, giapponese, non so, che ti dà la possibilità di prendere la tua fotografia, il tuo volto, di modificarlo in maniera molto scherzosa e molto in stile Japan, molto in stile anime, con questi occhi enormi o comunque sia, non so, sbuffamenti, varie cose che comunque sia si rifanno all'ambito giapponese. Ve ne avrò mostrate alcune sul mio profilo di Instagram e niente, mi piace tantissimo, sono veramente sempre su quell'app ultimamente. Ok ragazzi, il video dei preferiti di gennaio finisce qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. Quali sono stati i vostri preferiti di questo mese? Scrivetemelo qua sotto. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Bye!